Ciao a tutti! Prima di cominciare questo video, qualche brevissima comunicazione di servizio. Allora, io immagino proprio che voi stiate vedendo questo video o comunque io l'avrò pubblicato di sabato, il primo sabato di giugno, anzi no, perché sì, se no il secondo sabato di giugno, scusatemi, ma sto facendo tutti i miei calcoli con le date, ovviamente. E avrò saltato il video di mercoledì. Avrete notato che sono indietro anche con le risposte ai commenti. Insomma, è un periodo in cui sono un po' tanto incasinata. Quindi volevo solo comunicarvi che con oggi, oggi per voi, insomma, dovrebbe essere stato chiuso un periodo un po' impegnativo per quanto mi riguarda, quindi dalla settimana prossima riprende la programmazione normale, riprendo a rispondere a tutti, cercherò di fare insomma del mio meglio per andare un po' in recupero. Motivo per il quale state vedendo anche video che per me non sono particolarmente impegnativi da girare, comunque che ho molta voglia di girare perché le cose di cui vi parlo comunque ho tanta voglia di condividerle con voi. Poi riprendiamo una programmazione un po' più regolare, riprenderò in mano il percorso americano. Immagino che il prossimo sabato vedrete il riepilogo delle letture del mese di maggio, farò il video su Schiavi di New York, che è il libro che avete scelto per me, e vi proporrò un altro trittico di libri da leggere assieme. Insomma, riprendiamo un po' così come siamo abituati. Datemi questo ancora, mi sono presa ancora un po' di tempo per rimettermi un pochettino in sesto. Oggi vedrete una sorta di prosecuzione al video che avete visto, mi pare, mercoledì scorso. Quindi ci sarà un haul di libri che ho comprato ancora maggio, dopo che ho registrato quel video, per varie ragioni, e poi l'ultima box uscita per romanzi.it di questo trimestre, ma ci arriviamo dopo a quella e rispiego tutto per chi non sapesse e non conoscesse ancora la realtà di romanzi.it. Io direi di partire dai libri che ho preso. Si tratta di tre libri nuovi e tre libri usati perché sono andata di braccio, ho venduto un po' di libri e mi sono portata a casa qualcos'altro. Allora, partiamo dai tre libri nuovi. Uno nuovo nuovo, nel senso che è uscito da pochissimo, è un libro di una casa editrice appena nata di cui ho sentito e ho visto parlare a lungo, l'ha anche letto Alice Cava, me l'ha super consigliato. L'ho cominciato ieri, ma ho letto veramente pochissimo, sono a pagina 29, e parliamo di Maeve, edito per Mercurio, di CJ Lead. Si tratta di una scrittrice statunitense. Questo è il libro di esordio. E vi leggo un attimo. Allora, CJ Lead ha studiato scrittura creativa alla Columbia University e mitologia medioevo alla Gallatin School di New York. Appassionata di escursionismo, vive a Los Angeles con il suo compagno e quattro cani salvati dalla strada. Maeve, il suo esordio, è stato scelto dai librai californiani come miglior romanzo horror dell'anno ed è stato candidato a diversi premi letterari, tra cui il Bram Stoker Award, e segnalato da Esquire tra i best horror books del 2023. Poi vabbè, c'è qualche commento rispetto a questo libro. Allora, questo libro io l'ho sentito definito come un American Psycho contemporaneo e al femminile. La protagonista è una ragazza che si chiama Maeve, è scritto in prima persona, quindi vediamo tutto dal suo punto di vista. Questa ragazza di giorno fa la principessa, interpreta una principessa Disney in un parco divertimenti per bambini, ma di notte diventa una serial killer. Ho letto un po' qui la letta, ci sono degli eventi di trama che vanno a inserirsi in queste dinamiche che non vi racconto, mi ci voglio immergere alla grande. Allora, per ora ho letto due capitoli, mi pare la prosa è diversa da quella di Bret Easton Ellis, ma una certa ispirazione è già molto visibile. Io ho messo il primo post-it della lettura in un punto che dice: chiunque abbia vissuto per davvero questo ostracismo domestico, non solo il tumulto ormonale degli anni dell'adolescenza, ma la grande mancanza di comprensione e il tradimento che consiste nella totale incapacità di essere visti,
capirà che non si tratta affatto di un semplice fallimento. Essere visti, tra l'altro, è scritto con un altro carattere, è scritto in corsivo, proprio stampato in corsivo. Tutto il tema dell'essere visti è il tema di tanti libri di Bret Easton Ellis, di American Psycho in particolare. Tra l'altro, ci sono delle frasi in esergo a questo libro che rimandano chiaramente ad American Psycho, perché una delle frasi in esergo è tratta da Memorie dal sottosuolo. E se avete visto un po' di miei video e comunque avete letto American Psycho, saprete che Bret Easton Ellis riporta proprio una parte in esergo di Memorie dal sottosuolo. Qui questa autrice decide di riportare Sono un uomo malato, puntini puntini, sono un uomo cattivo. Ma poi abbiamo anche in esergo l'ultima frase di American Psycho, ovvero questa non è l'uscita, Bret Easton Ellis, American Psycho. Ed è significativo che venga riportata la frase finale di un libro che non finisce, perché è chiaro, questa non è l'uscita, cioè non è la fine di questa storia. E questo è una sorta di prosecuzione reinterpretata in una chiave sicuramente più contemporanea anche dal punto di vista tematico rispetto alla condizione femminile, eccetera, immagino. Comunque ne parleremo senza dubbio perché lo sto leggendo e nel momento in cui lo prenderò in mano seriamente, cioè ieri l'ho proprio un po' solo annusato, sono certa che lo leggerò anche piuttosto velocemente. Poi, due libri che in qualche modo vi avevo già annunciato nel precedente video haul, ovvero di Don Robertson, L'uomo autentico. Vi avevo già detto in quell'haul in cui vi ho parlato dell'ultima stagione che ho letto nell'arco del mese di maggio, che questo era il libro che mi attraeva di più tra quelli pubblicati da Nutrimenti. In realtà è un autore questo che vorrei esplorare in senso un po' più ampio, perché anche lui, come Stephen King, e Stephen King non lo cito a caso, ha inventato un mondo geografico di personaggi da cui scaturiscono mediamente la maggior parte delle sue storie. Ora, questo non so se è un libro che scaturisce da quel filone o è a parte. In ogni caso, perché mi ispira, perché questo libro l'ha voluto pubblicare proprio Stephen King, Don Robertson è uno dei suoi scrittori preferiti, si sono conosciuti, sono stati amici, hanno collaborato, soprattutto con questo libro. Appunto, Stephen King l'ha pubblicato nella sua casa editrice e poi ha fatto i reading intorno all'America con lo scrittore per presentare questo libro. Allora, rispetto alla trama, alla storia di l'ultima stagione, ma anche ai suoi significati, credo che questo sia un libro parecchio diverso, proprio a livello di trama. Vi leggo un attimo qui dietro. In un'intervista del 2015 al New York Times, alla domanda su chi fosse il suo scrittore preferito di tutti i tempi, Stephen King ha risposto Don Robertson. Alcuni anni prima fu ospitato nel catalogo della sua casa editrice questo libro crudo e scioccante. È veramente diverso come atmosfera da quella di L'ultima stagione. L'inclemente testamento di un autore dal percorso irregolare, celebrato e poi trascurato, difficile da classificare, se non rifugiandosi nella definizione che ne ha dato lo stesso King nella sua introduzione al romanzo, uno dei più grandi scrittori meno conosciuti d'America. L'uomo autentico è il libro di un Robertson quasi sessantenne e forse non a caso parla di vecchiaia, di illusioni tradite, di domande rimaste fatalmente senza risposta. Lo fa aggirandosi tra i fumi di petrolio di Houston, in Texas, per raccontare la storia di Herman Marshall, un uomo semplice, uno come tanti, che realizza con orrore, nell'ultima stagione della sua vita, di aver raccolto soltanto sconfitte e stanchezza. Sembra quasi l'opposto di quello che avviene ai protagonisti di L'ultima stagione, che anche loro sono in una fase, nella fase della vecchiaia, nell'ultima stagione della vita, ma che raccolgono molto di più in termini di amore e benevolenza rispetto a questo protagonista. Ha ucciso i tedeschi in guerra, è stato piantato per anni sul sedile di un camion, ha visto un figlio soffrire le pene dell'inferno e andarsene. Ora passa il tempo ad accudire la moglie malata e a bere birra insieme a un gruppo di vecchi come lui. Annientato dall'ennesimo dolore, Herman Marshall decide di mettere in atto il suo personale regolamento di conti, la sua disperata vendetta contro la vita in un finale duro e feroce che lascia senza respiro. Mi interessa veramente moltissimo. Proprio vedere come questo autore sviluppa un personaggio
che in una fase molto simile a quella che vivono gli Amberson in l'ultima stagione, arriva a conclusioni diametralmente opposte. Questa differenza tra questi due libri mi ispira veramente tantissimo, nonché il fatto appunto che King ci abbia creduto così tanto. E poi ho preso un libro della casa editrice Alcatraz, anche qui vi avevo annunciato che era una casa editrice che avrei voluto esplorare. Nel precedente video vi ho parlato di Malpertuis. Di Jean Rey. A questo punto il secondo volume che volevo assolutamente acquisire, nonché leggere, è questo di Ethel Mannin, Lucifero e la bambina. Di questo libro ho sentito parlare tantissimo, tanti lettori l'hanno messo tra i libri preferiti dell'anno in cui l'hanno letto. Allora mi ispira un sacco. Dunque, l'autrice è un'autrice estremamente prolifica, nata a Londra nel 1900 e nel corso della sua vita ha scritto più di 100 libri. Allora, pubblicato per la prima volta nel 1945, Lucifero e la bambina non è solo l'appassionante storia di una giovane che cerca di fuggire tramite la conoscenza e la pratica della magia dalla soffocante realtà della Londra interbellica, è anche un arguto e a volte pungente ritratto della società dell'epoca. La storia è quella di una bambina che non ha neanche 7 anni, che in una giornata particolare legata alla tradizione stregonesca incontra un uomo con delle corna e da qui cambia in qualche modo la sua vita. Mi ispira veramente moltissimo, moltissimo. Poi al libraccio ho fatto tre recuperoni, sono proprio tre recuperoni. Allora, innanzitutto Follie di Brooklyn di Paul Auster, che è uno dei libri che non possiedo e non ho ancora letto di questo autore e che ovviamente voglio affrontare, non vi dico niente, è un libro famosissimo, ma non mi interessa neanche saperne nulla, lo voglio leggere, punto, fine. E poi due chicche gigantesche, due libri di Philip Roth, editi così, quando erano editi per Mondadori. Questo libro per la prima volta l'ho visto sul canale di Elena Monti, che appunto l'ha trovato usato così e l'ha letto da questa edizione. Parliamo del Teatro di Sabbath, sì che l'ho letto, è uno dei miei libri preferiti della vita, è un libro che io rileggerò sicuramente, con tutta probabilità quando lo rileggerò da questa edizione. È tenuto benissimo, è semplicemente vecchio perché è vecchio. Ed è meravigliosamente stupendo. Così come ho trovato Operazione Shylock, una confessione. Questo lo devo ancora leggere, è un libro che mi ispira moltissimo, molto molto particolare. Si tratta di una sorta di thriller politico, una vicenda molto strana comunque. All'interno di questo libro è presente come personaggio Philip Roth, ma con un suo doppio. Ci sono rimandi a Dostoevsky. È un libro molto, molto, molto particolare e anche molto attuale dal punto di vista dei temi che tratta. È un libro che avrei voluto recuperare comunque anche nelle nuove edizioni, in Audi o nelle future edizioni Adelphi. L'ho trovato così, l'ho preso, punto, fine. Io probabilmente sono un po' un'anomalia per quanto riguarda i libri di Roth, perché un sacco di gente sta cercando di averli tutti uguali. Molte persone hanno fatto la corsa una volta annunciato il passaggio da Einaudi ad Adelphi a comprare tutti i libri Einaudi per averli tutti quelli con la costina nera dedicata a Philip Roth. Io ne ho di Roth in Einaudi Coralli, Einaudi economica vecchio, vecchio stile, Einaudi con la copertina nera, uno di uscito col Corriere della Sera nella collana, insomma, predisposta da Veronesi, e due così. Quindi il mio fine è avere Philip Roth in tutte le pubblicazioni possibili, quindi lo comprerò anche per Adelphi, senza dubbio. Sono stupendi questi libri, sono stupendi, proprio stupendi, e sono contentissima di averli. Ora passiamo alla box di romanzi.it che per questo trimestre è dedicata alla casa editrice Clichy. Oramai per chi frequenta canali, pagine dedicate ai libri, romanzi.it sicuramente è una realtà che non è affatto sconosciuta, è tutt'altro. Per quei pochi che non lo sapessero ancora, che non mi avessero seguito dall'estate scorsa, perché a me romanzi.it manda queste box dall'estate scorsa, che cos'è romanzi.it? Si tratta di
una startup oramai, diciamo che è un sito che secondo me fa un lavoro veramente bello ed originale. Da quest'anno le box predisposte da romanzi.it sono trimestrali, quindi c'è una box a trimestre che contiene tre libri. Tre libri di una casa editrice indipendente italiana. Quindi diciamo che il primo fine di romanzi.it è quello di promuovere la piccola editoria indipendente italiana, ma c'è un'ulteriore selezione all'interno della scelta di questi libri. Lo staff di romanzi.it, insieme a librerie indipendenti, insieme alle case editrici indipendenti, scelgono tra romanzi che non sono tra i più venduti nella casa editrice, ma sono quelli in cui l'editore crede molto, che sono molto significativi all'interno del catalogo. È un ottimo modo, secondo me, per conoscere le case editrici indipendenti, ma anche per sapersi muovere in questi cataloghi che alle volte anche a lettori forti possono essere un po' più sconosciuti, magari abbiamo più bisogno di una guida per affrontarli. Perché che cosa succede? Mediamente tutti noi andiamo in libreria con delle idee, diciamo, piuttosto precise. Un lettore forte sa più o meno che cosa gli piace, cosa non gli piace, quali sono, diciamo, i propri libri di comfort, quelli che comunque lo interessano di più. Magari nelle case editrici indipendenti ci sono autori o titoli che, a parte, non li vediamo fisicamente appena entriamo in libreria perché difficilmente sono quelli più pubblicizzati, sono quelli più presenti sugli scaffali, specialmente delle catene. Ma a parte questo, magari non ci sappiamo orientare perché semplicemente non conosciamo la linea editoriale della casa editrice o gli autori e i titoli. Questo è un buon modo per affrontare anche dei libri che magari non avremmo mai letto, mai trovato, non ci sarebbero mai apparsi, non sarebbero mai apparsi nella nostra vita. Io ormai lo posso dire perché ho letto almeno un libro di ogni box che mi è stata mandata e ho fatto delle scoperte su scrittori che altrimenti probabilmente non avrei conosciuto o comunque non avrei conosciuto in questo modo. I primi che mi vengono in mente sono Ron Rush, Ironweed, ad esempio, di Kennedy, ma sono diversi. In questa box, come vi ho detto, è dedicata a cliché, ce n'è uno che io ho già letto e sono certa, cioè se magari a Kennedy e a Ron Rush, forse per via della traversa sarei arrivata a questo, sicuramente no, ne sono sicura al 100%. Tra l'altro, i tre libri che sono presenti nelle box sono anche tematici, tra virgolette. Questa box si intitola Into the Wild. Perché? Perché i libri sono legati da qualcosa, un po' sempre. In questo caso abbiamo dei libri che mettono a livello di trame, di storie, i personaggi in situazioni abbastanza estreme, difficili, in cui la natura che hanno intorno è preponderante. Into the Wild, una natura che in qualche modo ostacola o aiuta o addirittura racconta alle volte le vicende presenti in questi libri. Che cosa c'è sempre oltre ai tre libri nelle box di romanzi.it? C'è sempre un gadget. In questo specifico caso c'è questo zainetto col logo della casa editrice, molto carino. Poi c'è un segnalibro e la rivista Blurb. Allora, il segnalibro è sempre dedicato alla box. La rivista Blurb è una rivista molto interessante che contiene innanzitutto notizie sulla casa editrice a cui è dedicata la box, con intervista allo staff, ad esempio, della casa editrice. Ma poi abbiamo anche degli approfondimenti sui libri che sono contenuti nella box e sul perché sono stati scelti per essere presenti in questa box. In questo caso c'è anche un approfondimento su una delle autrici di uno dei libri di questa box. Tra l'altro è il libro che ho letto, quello di questa
scrittrice, non ho ancora letto questa sorta di intervista, ma lo farò sicuramente prima di parlarvi del libro. E poi ci sono anche altre cose, sempre che riguardano la casa editrice, la libreria che co ha collaborato alla scelta dei libri. Poi sono affrontati dei temi che riguardano la vita dei lettori, in qualche modo, temi legati alla lettura. In questo caso, ad esempio, c'è un articolo che si intitola Sconto sul prezzo dei libri tra mercato e sostenibilità. Tutte cose molto molto interessanti. E poi abbiamo una rivista letteraria. In questo caso si tratta di Alcalina, rivista letteraria. Non immaginavo che esistessero, guardate che bello il disegno, che esistessero così tante riviste letterarie in Italia, davvero, da quando collaboro con romanzi.it, davvero mi sono resa conto di quanti ce ne sono. E abbiamo un racconto di uno scrittore, in questo caso si tratta di Stefano Mutolo. Abbiamo il racconto, poi la biografia dello scrittore e poi abbiamo anche altre realtà, spesso sono fumetti, insomma è molto interessante, le sto collezionando e trovo che sia molto, molto interessante la rivista, anche perché è un'ulteriore guida alla casa editrice. Ad esempio, una cosa che ho scoperto appunto di questa casa editrice è che la scelta dei testi da pubblicare è sempre molto molto riferita allo stile letterario, perché cliché è importante, lo dice anche qui, un forte stile letterario, quindi qualcosa che a livello proprio letterario connoti gli autori e i libri che la casa editrice decide di pubblicare. E questo posso dire tranquillamente che accade nel libro che ho letto e immagino che sarà così anche per gli altri. Allora, i tre libri contenuti in questa box fanno parte di due diverse collane. Anche qui tutto molto interessante. Allora, questa è una collana e questa è un'altra. Questo libro di Alex Taylor, Il giardino di marmo, fa parte di questa collana. È molto molto, sono molto belli i libri, la copertina così zigrinata, sono veramente di gran qualità. Questa collana si chiama Rive Gauche, collana dedicata alla fiction e non fiction anglosassone. Rive Gauche nasce come un omaggio alla scena letteraria fiorita a Parigi intorno agli anni 20 e ai suoi protagonisti, da Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e James Baldwin, all'editrice Sylvia Beach e alla sua leggendaria libreria Shakespeare & Co. Attenta alle nuove forme e direzioni della narrativa americana e sempre più frequenti sconfinamenti di genere, la collana propone nuovi autori e classici della letteratura inediti in Italia. In questo caso parliamo di un nuovo autore, se non mi sbaglio si tratta di un esordio, e questo libro sulla carta è il mio libro. È il mio libro perché parliamo di quello che viene in qualche modo considerato un western contemporaneo con, qui dice, che evoca il sinistro realismo di Cormac McCarthy e si propone come un nuovo classico della letteratura americana. Allora, un romanzo d'esordio in cui il respiro della grande letteratura si unisce al ritmo serrato del thriller. Una scrittura ricca e raffinatissima, capace di costruire dialoghi degni del miglior cinema e di raccontare l'immensità degli spazi dell'America, tra paesaggi acidi ormai privi di ogni reale umanità. Riprendendo la migliore tradizione della narrativa statunitense, Alex Taylor riesce a dare ai grandi temi della tragedia greca e shakespeariana l'immediatezza e la semplicità del western, esplorando le più oscure profondità dell'animo umano. Senza andare troppo nel dettaglio della trama, vi dico solo che abbiamo un protagonista che, dopo aver commesso un omicidio, da quello che ho capito, fugge per gli Stati Uniti, sia da un killer che lo vuole uccidere che dalla polizia. Mi ricorda un po' anche Non è un paese per vecchi, che io non ho letto ma ho visto il film. E comunque questo capite perfettamente se mi conoscete, che sulla carta è il mio libro, ma proprio per questo ho deciso di non leggerlo subito, perché d'estate me lo godo sicuramente. Sono stata molto attratta dai due libri che, con tutta probabilità, in una situazione diversa, cioè di me in libreria che li compro, probabilmente non avrei comprato. Si tratta in questo caso di un'altra collana, parliamo in questo caso di due autrici francesi, e adesso vi racconto qual è la collana. Allora, questa collana si chiama Gare du Nord,
La frenesia e la multiculturalità della parigina Gare du Nord raccontano il carattere composito della collana di narrativa contemporanea di edizione Clichy, dedicata alla scrittura di stampo letterario, principalmente francofona, ma non solo. Storie, esseri umani, vite, colori, suoni, silenzi, tematiche forti, autori dal linguaggio inconfondibile, senza timore di assumere posizioni di rottura di fronte all'establishment culturale e sociale, o di raccontare abissi, sperdimenti, discese ardite, ma anche voli e flânerie. Allora, questa scrittrice si chiama, anche se è uno pseudonimo, Marie Vingrà, è un'autrice del 1972 e questo nome è uno pseudonimo. Pseudonimo di Caroline Rémy, anzi, allora, Arthur Vingrà era lo pseudonimo di Caroline Rémy, la prima donna a dirigere un quotidiano in Francia alla fine dell'Ottocento. Marie, invece, è molto attiva nell'arcipelago femminista francese. Blizzard è il suo primo romanzo. Io questo sono stata attratta subito dalla trama e dalla struttura. Ovviamente ve ne parlerò con tutti i particolari e in maniera più approfondita, senza togliervi la sorpresa, ovviamente, quando vi parlerò dei libri letti nel mese di maggio, perché questo libro l'ho iniziato la sera del 31, l'ho finito la mattina appena sveglia del 1 giugno, quindi ve ne parlo sicuramente. Allora, è costruito per capitoli molto brevi che hanno come titolo il nome del personaggio che ci racconta questa storia, perché questa è una storia corale che inizia in un modo pazzesco. Siamo in Alaska, ci sono una donna e un bambino in mezzo a una terribile tempesta di neve, il blizzard. La donna si accuccia per allacciarsi le scarpe e quando si alza il bambino è sparito. Quindi tutta la vicenda che si svolge in poche ore vede i pensieri, il racconto di questa donna, ma anche di altri personaggi che a vario titolo intervengono nella ricerca di questo bambino. Ripeto, il tempo narrativo è quello di poche ore, ma in realtà ogni personaggio ci va a raccontare la sua personale storia, il motivo per il quale si trova in questa presente situazione, e a un certo punto, ovviamente, queste storie vanno a intersecarsi l'una con l'altro. L'una con l'altra. Mi ha ispirato tantissimo la struttura, perché appunto questi brevi capitoli con il nome iniziale mi hanno ricordato Mentre morivo di Faulkner. E il procedimento, per quanto lo stile molto alto, veramente letterario, sia comunque di più facile lettura di quello di Faulkner, è un modo di procedere abbastanza simile. Cioè ogni personaggio ci racconta un pezzo di storia e della sua storia che poi andiamo a ricostruire, senza spiegazioni di un narratore esterno, di un narratore terzo. È un modo di procedere stupendo. Io vi dico solo che la storia è straordinaria, i personaggi altrettanto, ve ne parlerò con calma, ma 5 stelle su 5 per quanto mi riguarda, 10 lode, è stata una sorpresa, libro brevissimo, fulminante, folgorante, stupendo. Altra scrittrice francese è Clara Dupont-Monod e questo libro, che ha una copertina stupenda, secondo me, si intitola Adattarsi. È ancora più breve rispetto a Blizzard, qui siamo veramente a poco più di 150 pagine. Tra l'altro, Blizzard è stato il romanzo più amato dagli ebrei francesi del 2022. Questo ha vinto invece il premio Femina 2021, Prix Goncourt de l'Essai del 2021, Prix Goncourt d'Orient del 2021, Prix Landerneau de Lecture del 2021. Pare essere molto interessante. Allora, Clara Dupont-Monod è nata a Parigi nel 1973, è autrice di numerosi romanzi. Adattarsi è tra i maggiori successi di critica e di pubblico del 2021 in Francia ed è il suo primo romanzo pubblicato in Italia. Questo libro deve essere fortissimo dal punto di vista emotivo, fortissimo, malgrado la brevità, sia per storia che per stile, deve essere veramente intenso.
Adattarsi è una storia di emozioni, di perdite, di miracolosi ritrovamenti, di paure, di smarrimenti, di rabbia, di speranze, di infinite dolcezze. Ed è una storia di montagne, di rocce, d'acqua, di vento, di luoghi e solitudini. La vicenda è abbastanza semplice nella sua terribile realtà. In una famiglia della montagna francese nasce un bambino. È bello, sorride, tutti vengono a rendergli omaggio. Ma dopo poco ci si accorge che è gravemente disabile, non vede, non può muoversi, non crescerà, morirà presto. Questo sconvolge tutti gli equilibri della famiglia, ridefinendo per sempre il destino dei due fratelli, il maggiore e la minore, e dei suoi genitori. Perché questo bambino con gli occhi scuri che si perdono nel vuoto è un neonato eterno, un bambino inadatto, e traccia una frontiera invisibile tra la sua famiglia e gli altri e il mondo, l'intero mondo. A raccontare, ho salto un pezzo di trama, a livello appunto di scelta stilistica, è molto interessante anche in questo aspetto. A raccontare sono le pietre della corte, piazza e luogo della casa che diventano voce folclorianamente narrante. Non l'avevo letta questa cosa qui, quindi anche qui c'è un rimando a Faulkner in qualche modo, depositario della memoria, del dolore e dell'abbandono. Un libro luminoso e magnifico sull'amore, la famiglia, la solitudine e la resistenza. E deve essere un bel pugno dello stomaco, sicuramente molto molto intenso. Felicissima di aver letto questo, veramente mi è piaciuto un sacco. Questa box mi piace veramente tantissimo. Allora, specifico che il romanzo.it mi invia le box a titolo gratuito, che però il video non è sponsorizzato, ma il link che vi lascio qui sotto è affiliato, quindi non prendo dei soldi per parlare di questa box, ma se utilizzate il mio link una piccola percentuale arriva a me senza sovrapprezzo per voi. Anzi, se utilizzate il mio codice sconto, vi lascio qui sotto tutto in info box, potete avere 5 € di sconto non solo su questa box, ma su qualsiasi cosa decidiate di acquistare sul sito di romanzo.it, che vende anche gadget, tazze, insomma è molto molto carino. Vi consiglio, se vi va, di dare un'occhiata. Io con questo ho terminato di mostrarvi gli ultimi accessi nella mia libreria di maggio. Del resto, ad aprile ero stata bravissima. A maggio mi sono ributtata con entusiasmo in titoli nuovi che mi ispiravano molto, ma lo li leggerò, lo sapete, io li leggerò e ve ne parlerò più avanti. Vi chiedo ancora scusa per questa fase un po' rocambolesca sul mio canale, che spero andrà a regolarizzarsi, anche perché se si regolarizza il canale vuol dire che mi regolarizzo anch'io, e quindi è questo, diciamo, la mia ispirazione massima in questo momento. Detto ciò, ho davvero finito. Io, come sempre, vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima, se vi va. Ciao!